Allora, Serafini, ma qui io sono molto perplesso perché la partenza del Cesena è stata a razzo, eravamo addirittura arrivati in cima alla classifica e poi pum, fu un gran capitombolo, dalle stelle alle stalle, in città c'è perplessità, la gente non sa mica cosa pensare, andremo in Champions League o andremo in Serie B? Beh, guarda, la gente che pensa che andiamo in Champions League deve andare sulle palazzine, sai che c'è la psichiatria, no? Sì, sì. E quindi deve stare lì. Abbiamo fatto un po' come Icaro, sai cosa fece Icaro, no? Si è avvicinato un po' troppo al sole, si sono bruciate le ali, si è bruciato tutto e siamo tornati giù. Però stiamo tornando un po' nella nostra dimensione, l'importante è starci. L'importante è mantenere la testa giusta. Non dover andare alle palazzine, non fare baldoria, ma stare lì. Dovevamo soffrire, soffriremo. L'importante chiaramente qual è? È quello di giocarsela fino alla fine. Questa la gente di Cesena deve chiedere. Ma la gente di Cesena vuol vedere vincere il Cavalluccio. Ragazzi, se la gente di Cesena vuole vedere solo vincere, a parte che negli ultimi due anni ha vinto. Deve anche ricordarsi un po' il passato, quando a Cesena si giocava all'ippodromo, quando la società era lì, poi scusi un momento, dalle stelle alle stalle, con le stalle poi non si sta male, eh? Il bestiame costa. E mi sembra che qua, io non sono di qua, ci siate anche abituati, no? Sì, 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 noi all'ippodromo abbiamo delle stalle confortevolissime, quindi se proprio va male col calcio andremo a dormire nelle stalle dell'ippodromo. Cioè, no, non è che tu vuoi riportare il calcio all'ippodromo come una volta. No, all'ippodromo ci corrono i cavalli, e che cavalli? Ma una volta ci ha corso anche un somaro, ci hai corso tu sul carrettino, quella volta lì c'avevi, me lo ricordo sempre, Braghettino, come si chiama per voi driver? Braghettino? I pantaloni da guidare. Fosforescente, sì. Con sotto un paio di mutandina qua, lì sì che eri un bel ciuccio.